Ecco il calcio di punizione di Causio, colpo di testa di Gagego, Asensi, Hausmann, Boniek, recupero di Calze, poi è Kroll il libero che manda la palla in avanti, rimane in campo per lo scatto di Boniek che mette al centro un pericoloso pallone, colpo di testa di Tarantini che evita l'anticipo di Rossi, manda alto sulla traversa rischiando l'autogol. Su fallo di Tardelli in fase di ripiegamento, calcio di punizione decretato dal Klein, l'israeliano che dirige la partita, in favore dell'Argentina. Siamo al 16° minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Al calcio di punizione Maradona, mentre vedete Passarella che si porta in avanti, è uno specialista del colpo di testa, lo effettua, ma d'anticipo Cabrini spazza in calcio d'angolo. Facendo però cenno, e sembrava evidente, che Passarella si era appoggiato sulle spalle di... Dalla bandierina Causio, colpo di testa di Passarella, la rovesciata di Platini, tiro di Platini che colpisce involontariamente Rossi, era un tiro diretto nello specchio della porta. Da Passarella a Valencia. Passarella, Valencia. Lancio è sull'ala destra, scivola Tardelli, Maradona che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del portiere Leon. Gol di Maradona al 29° minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo il tiro di Maradona che aggira letteralmente il portiere e va a raggiungere l'angolo opposto. Un gran bel gol che porta in vantaggio l'Argentina e vediamola la gioia del 18°. Maradona, Luque, Galván, Passarella. Si interrompe il gioco perché Boniek triangolo con Rossi, Boniek cerca il pallonetto e manda la palla alta. Bella azione del polacco che ha riconquistato la palla, la scambiata velocissima di prima con Rossi, uno scambio che ricordava quello che fruttò il pallone per Bettega nello storico gol dell'anno scorso, soltanto che del primo tempo con l'Argentina in vantaggio per 1-0. La rimessa in gioco di Calz, passaggio indietro è stato di Tardelli e poi il tiro di Boniek. Palla colpita male e in diagonale va nettamente fuori. Troppo forte, passa davanti a Rossi che non può intercettare. Rivediamo questa azione. Ecco il passaggio indietro, il tiro di Boniek. Gli ha alzato la palla Galván. La ripresa Causio caparbiamente. Zico. Eccolo con una bella apertura su Boniek. Tiro di Boniek e parata con il piede di Figliol. Azione Causio, Zico, Kroll è rimasto nel ruolo di libero, è suo questo lunghissimo rinvio, controllato da Zico, Asensi verso Zico che alza anche lui il pallonetto ma era comunque in fuorigioco. Zico aveva giocato soltanto 24 ore prima, un'altra partita, una dura partita del suo campionato in Brasile. Ed ora è Asensi, lanciato in maniera eccellente, che tira da sente il palo ed è ancora un'azione del resto del mondo. Ecco il tiro di Asensi, fa fuori Figliol, va di Asensi, poi scarica il suo cross sul corpo di Gagego, lo riporta in avanti Holguín, scambio Holguín-Maradona. Il lancio è su Hausmann, tiro di Hausmann e Pezzei sulla linea della porta evita il raddoppio per l'Argentina. È un'azione degna di essere rivista. Il bello scatto di Hausmann, il tiro in corsa e Pezzei calmissimo in calcio d'angolo. Zico,
di tacco verso Tonigno, cross di Tonigno, colpo di testa di Boniek e la palla è alta, ma l'azione è ugualmente pericolosa per la difesa argentina. Rivediamo il cross di Tonigno, il colpo di testa di Boniek, fuori area, rilancio su Boniek. Boniek verso Rossi e su Rossi interviene questa volta con molta decisione Galvan. È un caso discutibile, molto più discutibile in ogni caso di quello di Causio ai danni di Hausmann. Ecco, rivedete Boniek che appoggia molto bene su Rossi e prima che Rossi, Causio ha ricevuto da Tonigno. Poi ecco il servizio di Causio per Zico, traversone di Zico ed è il pareggio con Galvan che nel tentativo di ostacolare Rossi depone la palla nella propria rete. L'azione è partita da Causio, è stata proseguita da Zico a cui il barone aveva affidato un preciso passaggio in profondità, il traversone. Ecco, vedete il momento in cui Zico riceve il passaggio di Causio, è già fuori della portata del portiere, sta per intervenire Rossi, nel tentativo di anticiparlo Galvan. Alz. Boniek. Il cross, riprende Zico. Causio, che coglie benissimo, smarcato Tonigno, traversone di Tonigno, porta vuota, Zico e la squadra del resto del mondo passa in vantaggio. Sulla spinta corta della difesa, Causio ha visto libero Tonigno spostato in avanti, gli ha offerto un prezioso pallone, il cross di Tonigno, un'azione simile a quella del primo gol. Ecco, vedete Causio che vede Tonigno liberissimo, lo serve, Tonigno traversa al centro e Zico non deve far altro che spingere la palla entro la porta. Tunnel di Valencia ai danni di Tonigno, calcio di punizione, mentre ecco Tardelli un po' preoccupato per l'espulsione, ma sta vedendo che i suoi compagni stanno facendo una bella difesa a difendere la vittoria che egli adesso non può più difendere. La partita contro il resto del mondo rappresenta d'altra parte un momento di transizione, è la fine di una pagina, quella dei mondiali, e l'apertura della successiva. Avete visto il calcio di punizione di Passarella e la parata che è venuto fuori come un dominatore nel finale. Ancora Calz riesce a mandare al centro un pallone, la palla è colpita da Boniek, parata di Concilia, forse però era in fuorigioco Boniek. La formazione del resto del mondo, messa su fra mille difficoltà e all'ultimo momento, ha trovato motivi agonistici e tecnici assai elevati, merito della professionalità dei giocatori, ma anche della saggezza e competenza di Enzo Bearzot che al River ha ripetuto la prodezza dello scorso anno, battere l'Argentina sul terreno di casa. Vista la grinta e la volontà dei biancocelesti di Menotti, non si tratta di una cosa di poco conto. Ecco il fischio finale dell'arbitro su un'azione difensiva di Rossi che conclude la partita e la fissa sul risultato di Resto del Mondo 2, Argentina 1.